formale dei professori Madia Dondia, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Foggia, e Francesco Timpano, ordinario di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 1818 Murelli e 1885 De Maria, recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto altresì che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, chi è che audiamo adesso? Ok, non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che ciascuna relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per la replica. Nel ringraziare gli intervenuti per la loro disponibilità, cedo la parola alla professoressa Dondia. Prego, professoressa, grazie di essere intervenuta. Grazie a voi, grazie dell'invito. Mi sentite? Sì, penso di sì. Allora, io procedo abbastanza rapidamente anche per i minuti a disposizione. Intanto una prima avvertenza di così, sul piano metodologico. Non è certo una novità, ma le proposte di legge che contengono, diciamo così, tanta roba non mi convincono mai molto, quindi diciamo, guardo sempre con un po' di preoccupazione a delle proposte che all'interno contengono disposizioni che in realtà poi non sono molto collegati tra di loro. Quindi magari l'invito è individuare una sede differente e dirò delle indicazioni in questo senso. La seconda avvertenza di carattere generale è che anche in considerazione del tempo, mi soffermerò principalmente su temi, diciamo, anche più vicini a me per razione materia, per, diciamo, le mie competenze specifiche, cioè su questioni previdenziali e sul tema del lavoro femminile, che è un capo del progetto della proposta di legge 1818. Però vorrei dire solo un'osservazione, sempre di carattere generale, sul tema complesso, importante della responsabilità solidale, quindi della riforma dell'articolo 29, ma anche il tema delle false cooperative, che peraltro mi è sembrato di vedere che c'è anche un'altra proposta di legge, adesso non ricordo il numero, forse sarebbe il caso anche questa di metterla insieme per una valutazione complessiva delle varie proposte. Comunque, al di là di questo, mi sento semplicemente un piccolo suggerimento. Ad affrontare un tema molto complesso in un modo un po' più articolato e complesso, cioè quando si parla di appalti, di cooperative, soprattutto per quello che sta accadendo negli ultimi anni, cioè questi modelli produttivi che si sono affermati, per cui la produzione dei beni e dei servizi avviene attraverso la segmentazione in diverse fasi. Crea il problema delle cosiddette della catena del valore, della filiera. Ora, qual è il rischio? Che se si concentra l'attenzione in maniera esclusiva sul tema delle tutele dei lavoratori, ignorando il ruolo sistematico che hanno tanti altri attori che sono coinvolti in questi modelli di produzione, c'è il rischio che le norme che vengono congegnate per tutelare i lavoratori si risolvano in armi un po' spuntate sul piano delle tutele, quindi a svantaggio dei lavoratori o perlomeno non adeguate sul piano dell'effettività, ma anche nell'interesse di quei datori di lavoro, diciamo così, virtuosi. Bene, detto questo, adesso invece prenderei in esame alcune norme della proposta 1818 e mi avvio velocemente con le prime due norme, quelle che sono inserite nel capo della semplificazione amministrativa. Allora, l'articolo 1, leggendo anche la relazione introduttiva, si pone il problema del ritardo con cui l'INPS e l'INAIL procedono a dare esecuzione, a pagare, insomma, le somme a seguito di titolo esecutivo. Intanto, attenzione, nella rubrica si parla di esecuzione delle sentenze in materia di previdenza, ma ci sono anche quelle in materia di assistenza che pure comportano somme, pagamento di somme da parte dell'INPS. Ma al di là di questo, forse suggerirei di analizzare,
probabilmente è stato fatto, ma degli atti che io ho a disposizione non emerge, un attento monitoraggio di quali sono le ragioni che portano l'INAIL e l'INPS a pagare in ritardo. Perché dall'analisi delle ragioni forse è più facile individuare i rimedi effettivi. Qui si individua, si indica come soluzione la nomina di un responsabile per il pagamento, la riduzione a 40 giorni come termine per provvedere, con la responsabilità del dirigente e del funzionario in caso di mancato o tardivo rispetto di quel termine. Attenzione, un responsabile del procedimento è comunque sempre previsto. Io temo che questo crei caos negli uffici e che non risolva la patologia denunciata. Ancora, 40 giorni sono un termine che potrebbe risultare un po' troppo ristretto, perché guardate, quando c'è un titolo esecutivo, a volte la condanna è generica, poi l'istituto deve andare, deve porre in essere tutta una serie di passaggi per quantificare la somma, e se si adempie in ritardo poi ci sono tutti gli oneri aggiuntivi, quindi interessi eccetera, con aggravio per le casse. Quindi è vero prestare attenzione a che vengono tutelati i destinatari della prestazione, ma attenzione perché un termine così stringente poi potrebbe creare problemi di altro genere. Tra l'altro, probabilmente qui sarebbe più incisivo intervenire sulla disciplina delle notificazioni. Adesso non ho il tempo di entrare troppo nel dettaglio, però qui sarebbe necessario procedere a una razionalizzazione della procedura su come si notificano gli atti, perché nel nostro ordinamento noi abbiamo una norma prevista, articolo 147 della finanziaria del 2001-388, che prevede che la notifica di alcuni atti, ma non quelli di cui parla l'articolo 1, debbano avvenire nella sede in cui, presso gli uffici in cui ha sede il creditore. Considerate che l'INPS e l'INAIL hanno una distribuzione capillare nel territorio e la irrazionalità, un quadro normativo disomogeneo del piano delle notificazioni allunga i tempi. Quindi attenzione a comprendere le ragioni e individuare strumenti idonei. In più, e chiudo su questa norma, invito a rivedere il comma 3, perché non si comprende per come è formulato, perché si dice che ai pagamenti di cui al presente articolo non si applica l'esecuzione forzata, e nei termini dei 120 giorni, che è il termine ordinario. Ora, se è stato pagato non c'è bisogno di fare esecuzione forzata, forse si voleva dire in caso di ritardato pagamento parziale. In ogni caso suggerisco a rivedere, riformulare, chiarire meglio il comma 3. Articolo 2, i ricorsi amministrativi. Condivido l'idea di trasformare il silenzio diniego in silenzio assenso, perché questo poi risponde un po' alla logica della norma che è contenuta nella legge 241 come regola generale, quello del silenzio adempimento. Con un suggerimento, probabilmente bisognerebbe anche precisare che nel caso di provvedimento di rigetto si richiama l'articolo 3 della legge 241 sul procedimento amministrativo, cioè occorre che l'amministrazione motivi in maniera adeguata, indicando le ragioni giuridiche, gli argomenti che hanno portato a negare il provvedimento, per non penalizzare poi la fase successiva in sede giudiziaria. Passo adesso alla parte relativa al capo terzo sul lavoro femminile. Allora, l'articolo 6 sull'incentivo, va bene, è bene incentivare l'assunzione delle donne, perché i dati riportano sempre numeri mortificanti, quindi questa decontribuzione va bene. Attenzione però, forse inviterei anche a introdurre una norma che monitori poi che, terminata l'agevolazione, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato restino tali e non si proceda a risoluzioni consensuali finte o a dimissioni non proprio genuine. Quindi attenzione a monitorare, perché poi il rapporto di lavoro resti stabile a tempo indeterminato. Più critica invece sono sull'articolo 7 e l'articolo 8, che metto insieme. L'articolo 7 sulla conciliazione tra vita lavoro e vita lavorativa e vita familiare, l'articolo 8 è sugli asili aziendali. Intanto è evidente che questa norma, lo comprendo, è stata costruita prima della emergenza Covid, andrebbe rivista, perché l'esperienza del lavoro agile e del smart working, insomma, sta facendo un po' tutti noi rivedere questo, ha valorizzato il ricorso a questo strumento,
anche nella logica della conciliazione tra vita e lavoro, naturalmente qui bisognerebbe poi porre una serie di attenzioni. Ma al di là di questa necessità, diciamo, di aggiornamento della norma, è una norma che comunque non mi convince affatto. Qual è la principale criticità? È quello di considerare il tema della conciliazione solo a femminile, perché qui si parla di norme costruite che danno la possibilità di trasformare il lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le lavoratrici. Ora, facendo riferimento tra l'altro in maniera abbastanza generica a specifiche esigenze familiari. Ora, perché sono critica? Intanto perché si rischia di consolidare ulteriormente quello che viene chiamato il cosiddetto substrato di genere, cioè il presupposto implicito che la conciliazione sia una questione tutta femminile, con l'effetto ulteriore, poi paradossale, di tenere lontano le donne, quasi con la contropartita, vabbè, ti consento il part-time, ma sei fuori da tutti quei processi di crescita professionale, di carriera, consolidando il famoso tetto di cristallo e quindi mortificando la crescita professionale. Ma c'è un altro elemento ancora più importante. Il 1 agosto 2019 è entrata in vigore una direttiva, che è la direttiva 1158, rubricata equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e prestatori di assistenza. Tra le altre cose, questa direttiva, che anche il nostro paese dovrà naturalmente dare attuazione, promuove la flessibilità del lavoro proprio in funzione della conciliazione tra lavoro e disciplina. Mi scuso, vado velocemente. Con riguardo all'attività di cura, bene, in questa direttiva si dice espressamente che bisogna porre fine agli stereotipi relativi ai ruoli solo femminili, e la conciliazione deve essere in qualche modo, se non proprio sostituita, affiancata dalla parola condivisione. Quindi la logica deve essere completamente differente. Aggiungo peraltro che la stessa direttiva promuove gli investimenti sui servizi, quindi gli asili, ma in una logica non solo privata ma anche pubblica. Quindi attenzione a queste misure, che non si perda di vista l'obiettivo di investire su infrastrutture sociali pubbliche di servizi che possono agevolare la conciliazione tra vita e lavoro. Velocemente, c'è la norma sull'articolo 9, misure previdenziali. Allora, qui viene richiamata ancora una volta il tema dell'opzione donna. Bene, l'opzione donna è una forma anticipata per andare in pensione, che vuole affrontare il tema delle pensioni povere per le donne o la difficoltà di raggiungere i requisiti stringenti della riforma Fornero. È vero, è un'opzione, una facoltà, ma se guardate il report ultimo dell'INPS, nel 2000, ha avuto un boom all'indomani della riforma Fornero. Il 2019 ci riporta numeri al di sotto del migliaio, ma soprattutto finisce questa non per essere una scelta, ma una necessità, perché in altro modo non si raggiunge la pensione che rischia di perdere fino al 30%, perché l'opzione donna, la pensione viene calcolata col sistema contributivo puro. E se vedete il report dell'INPS, la media delle pensioni, un po' più alto nel pubblico, nel privato è intorno ai 1.000 euro. Se si tratta di lavoratrici autonome, non arriviamo a neanche agli 850 euro. Quindi il problema qui è molto più complesso, e della vita lavorativa discontinua, di montanti contributivi irrisori, che riguardano tra l'altro non solo le donne ma anche i giovani e in generale il mercato del lavoro. Quindi anche questo richiederebbe uno spazio differente. Ultimissima cosa, davvero vorrei molto velocemente, ci sono le due norme sui premi di produttività, la detassazione. Attenzione a costruire questa norma nel lavoro pubblico, perché nel settore pubblico, per chi si occupa da tanti anni anche di questi temi, richiede un approccio un po' più attento rispetto al tema della valutazione dei risultati, di legare la retribuzione all'efficienza dell'amministrazione, alla misurabilità e valutazione dei risultati, che è un tema che ancora, non dico che all'anno zero, però insomma non ha avuto compiuta applicazione per ragioni differenti. Grazie. Grazie professoressa. Do ora la parola al professor Timpano.
Mi sentite? Pronto, mi sentite? Non ho ritorni, mi sentite? Sì, noi la sentiamo, ci sente. Chiedo scusa, mi perdoni, chiedo scusa. Perfetto, grazie, grazie professore. Grazie. Grazie ovviamente anche per l'invito. Cercherò di non riprendere alcune questioni che sono state già sollevate dalla collega e su cui tra l'altro mi trovo in sostanziale accordo. Comincio anch'io dagli incentivi all'occupazione femminile perché evidentemente sono la parte più importante di, probabilmente di questo testo e del testo del 18-18. Ovviamente qualsiasi iniziativa che va ad aumentare e ovviamente come dire, approccio questi temi dal mio punto di vista, io mi occupo di politica economica e guardo quindi alle cose con gli effetti anche un po' di sistema. Allora, gli incentivi sono sempre evidentemente un meccanismo positivo, può essere importante per favorire per ottenere alcuni risultati, in particolare il risultato che si vuole ottenere è l'aumento del tasso di occupazione femminile, l'aumento soprattutto direi anche del tasso di partecipazione alla vita lavorativa delle donne che è molto basso in Italia rispetto ad altri paesi, a tanti altri paesi. Lo si fa anche con incentivi finalizzati, quindi non trovo questa cosa ovviamente inappropriata. Però bisogna stare attenti perché molto spesso gli incentivi che tentano di essere universali poi falliscono negli obiettivi. Uno per motivi ovviamente di risorse, qui mi riferisco ovviamente all'incentivo previsto dall'articolo 6 dove già si prefigura una quantità di risorse troppo limitata perché possa avere un significato in termini di impatto. E poi anche perché probabilmente si potrebbe essere più selettivi andando a colpire quei segmenti del mercato del lavoro e qui il grosso della difficoltà è sicuramente di tipo territoriale e quindi il differenziale sostanzialmente nord-sud con riferimento ai due indicatori che vi dicevo, cioè tasso di occupazione e tasso di partecipazione al mercato del lavoro. Quindi inviterei ovviamente a introdurre maggiore selettività. Con riferimento alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche qui la norma va nella direzione giusta, nel senso che sappiamo che anche nei sistemi avanzati il lavoro femminile deve avere una maggiore opportunità rispetto a quello maschile, può avere maggiore opportunità rispetto a quello maschile di poter fruire del tempo parziale per tutta una serie di motivi. Il tema vero è che in Italia in effetti noi abbiamo dei dati di lavoro a tempo parziale delle donne più bassi rispetto a quelli di altri paesi. Ho preso un confronto con la Germania ma vi risparmio i numeri. Anche qui quindi in generale questo principio questo intervento va nella direzione giusta. Io sarei cauto su alcuni aspetti che sono peraltro anche indicati nei commenti del servizio studi, e cioè l'indeterminatezza del concetto di condizione familiare e il rischio evidentemente che una norma di questo genere possa essere utilizzata per comportamenti di tipo opportunistico da parte dei datori di lavoro. Questo problema c'è sempre con gli incentivi, in questo caso è molto concreto perché basta una minima diminuzione delle ore di lavoro per far passare alcune posizioni lavorative da tempo pieno a tempo parziale, realizzando ovviamente però dei vantaggi molto, molto significativi alle imprese e tutto sommato limitati alle donne. Non mi soffermo sul tema opzione donna perché è già stato detto, e anche sulla contribuzione figurativa. In particolare mi ha incuriosito quella del periodo di ricerca attiva di lavoro individuato nel patto di servizio personalizzato, che in qualche modo si combina anche con alcuni interventi che sono previsti su un altro tema, sempre con riferimento ai patti di servizio. Ecco, il vero problema è che qui sottoporre questo tipo di norma alla prova di condizionalità dal punto di vista pratico la vedo come una cosa particolarmente, particolarmente complicata. Semmai ci possiamo tornare. Anche il tema dei periodi di cura familiare, qui non sono un giurista, però
Sulla maternità credo che già la norma preveda la contribuzione figurativa, ma comunque sul tema di cura familiare questo mi pare un po' indeterminato. Cos'è un periodo di cura familiare, cosa lo caratterizza, non è precisato e probabilmente dovrebbe esserlo. Sui premi di produttività condivido la perplessità della collega sulla detassazione dei premi di produttività dei dipendenti pubblici, perché misurare la produttività nel pubblico impiego non è come misurarlo nel settore manifatturiero. In particolare la norma ovviamente anche in questo caso va in una direzione che in linea di principio è condivisibile, nel senso che ha l'obiettivo di come dire, aumentare il beneficio pro capite di coloro che appunto percepiscano premi di produttività di fatto attraverso una riduzione dell'aliquota e un aumento del massimale. Ecco, in questo momento però, se i fondi sono limitati, io francamente cercherei di aumentare la platea dei beneficiari. E mi porrei anche un tema che so che, diciamo, è sempre in discussione, e cioè quello di passare dalla detassazione anche in parte alla decontribuzione, perché bisogna ancora di più incentivare le imprese ad andare in questa direzione. Per cui il tema della detassazione è un buon strumento che sostanzialmente ha abbastanza funzionato, però credo che sia arrivato il momento di pensare anche a decontribuzioni per sollecitare anche le imprese. L'articolo 4, quello dei contratti a termine, anche in questo caso io mi trovo, da un lato mi pare di capire che ci sia l'obiettivo di, come dire, attenuare alcuni degli effetti, no? del processo di restrizione dei contratti a termine che è partito con che è partito qualche tempo fa, in particolare questa idea di estendere le causali nei contesti in cui si applicano contratti collettivi maggiormente rappresentativi può essere certamente di aiuto. La norma sugli enti di formazione abbastanza condivisibile, anche se piuttosto ad hoc, e come giustamente diceva la collega, quando si fanno delle norme molto puntuali e molto ad hoc per un soggetto all'interno di un intervento che immagino abbia anche l'obiettivo di essere sistemico, non è mai una cosa particolarmente positiva a mio parere, quindi forse andrebbe visto questo ragionamento all'interno di una riformulazione delle norme sugli enti di formazione. Ecco, l'altro tema importante a mio parere è sicuramente il piano di riqualificazione professionale connesso al reddito di cittadinanza. Vado verso la conclusione. Qui devo dire che non ho colto bene il senso della norma, anche perché sembra che appunto il beneficio che viene dato all'ente di formazione accreditato che promuove l'attività formativa è legato al fatto che il fruitore della formazione frequenti, diciamo, abbia un aggiornamento del proprio curriculum formativo attraverso la formazione e poi venga inserito lavorativamente dentro un percorso, dentro un'attività coerente con la formazione che ha fatto. Io credo che questo già ci sia nelle norme esistenti, così intendo le norme esistenti, anche se, come sappiamo, tutte queste norme sono largamente inapplicate perché si fa fatica ad applicarle. Io credo che un lavoro sull'assegno di ricollocazione da questo punto di vista sarebbe molto più utile. Concludo con un paio di battute sulla cooperazione, con un paio di battute sulle cooperazioni eventualmente si può anche tornare. Allora, il principio evidentemente di colpire le cooperative irregolari, le cooperative spurie, quelle che non perseguono l'obiettivo mutualistico come previsto anche dall'articolo 45 della Costituzione è un obiettivo assolutamente condivisibile. In questo caso però l'introduzione di obblighi sulla cooperazione e su una parte della cooperazione, perché parliamo in realtà solo di cooperative di lavoro e di cooperative di abitazione, anche sulle cooperative, su questa come dire, l'esclusione delle altre cooperative o l'inclusione delle cooperative di abitazione in questo contesto non riesco molto a capirlo, determina un aumento dei costi. Ovviamente senza alcuna relazione con la dimensione, in particolare l'introduzione dell'obbligo di revisione legale, ma ancora di più l'obbligo di asseverazione temporale, di asseverazione semestrale dei rapporti di lavoro, tenendo conto che quell'asseverazione in realtà non va a controllare su ciò che effettivamente andrebbe controllato, e cioè l'applicazione di corretti inquadramenti, l'applicazione di previsioni
inquadramenti, come in realtà molto spesso si vede in concreto che succede. Così come anche la norma sul versamento mensile del TFR in busta non hanno molte fonti di capitalizzazione, se gli si toglie anche questa, si crea, e questo è l'unico problema che pongo, ed è un problema poi di carattere più generale, una come dire, disparità rispetto ad altre forme giuridiche che, per esempio, penso anche alle norme che sono previste sulla responsabilità solidale degli appalti, di fatto si danneggiano le cooperative, si creano dei costi su quel sistema, favorendo altre forme giuridiche che in questo momento, proprio nel settore degli appalti, stanno sostituendo in qualche modo le cooperative, in particolare quelle spurie. Per dirla in sintesi, secondo me un check sulla diciamo la cooperazione è una buona cosa, sul ruolo che la cooperazione ha all'interno del sistema economico nazionale è una buona cosa, ma bisogna colpire, essere sicuri di colpire le cooperative irregolari, le cooperative spurie, per esempio intervenendo sulle attività, mi immagino, di revisione che in questo momento per le cooperative che non appartengono a centrali cooperative, che hanno in questo periodo, in questo momento, tempi lunghissimi e che potrebbero essere invece molto più contenuti se si riuscisse a gestire queste questioni all'interno con modalità diverse. Mi fermo qua, sono ovviamente disponibile a tornare su alcuni dei temi che ho toccato e vi ringrazio molto. Grazie professore, chiedo se vi sono domande da parte dei deputati. Murelli. Grazie presidente, ringrazio gli auditi e ho alcuni commenti sui loro interventi. Parto dalla professoressa Donghia, che ringrazio soprattutto sulla parte dell'INAIL, in quanto ha toccato alcune particolarità che non erano state prese in considerazione o per esempio erano state già notificate da altre audizioni, come per esempio il fatto della notifica degli atti piuttosto che la questione del silenzio assenso nel momento in cui noi andiamo direttamente a rigettare la domanda senza dare precisazioni, e in questo caso andremo sicuramente a sistemarlo, perché altrimenti gli uffici, come hanno detto qualcuno in audizione, creano un modello di formato per cui rigettano direttamente tutti i ricorsi senza dare motivazioni. Come diceva lei, devono essere invece previsti le giustificazioni per dare adito alla persona di vedere se ci sono delle possibili fasi successive. Per quanto riguarda i premi per la produttività della PA, come diceva lei piuttosto che il professor Timpano, sicuramente bisogna avere un approccio più attento. Ce l'ha dimostrato e ce ne siamo accorti soprattutto durante il lockdown, questo lavoro in smart working che molti dipendenti della PA non hanno nemmeno svolto, come per esempio è successo nei tribunali. Quindi sicuramente la pubblica amministrazione in Italia non è pronta dal punto di vista dell'efficienza e del monitoraggio, come invece è stato dimostrato durante appunto il lockdown nei periodi di smart working dalle aziende, dai privati, dove l'efficienza produttiva dei dipendenti è aumentata e le aziende si sono rese conto che il proprio personale dipendente può essere anche lasciato a casa. Per quanto riguarda invece opzione donna, la questione da lei sollevata per il sistema contributivo puro che viene pagato il 30% in meno è sicuramente da approfondire. Per quanto riguarda invece il professor Timpano, non ho capito sinceramente, allora prima di tutto la saluto, visto che appunto è stato mio professore e anche un collega, quindi mi fa piacere averla in audizione. Io non ho capito sinceramente nel momento in cui parlava di prove di condizionalità, diceva un punto poi da approfondire, le chiedo cortesemente se può approfondire questa parte. E per quanto riguarda il piano di riqualificazione professionale per chi percepisce il reddito di cittadinanza, come ha detto lei, questa norma non si sta attuando, quindi all'interno della PDL 1818 abbiamo cercato di applicare un correttivo a questo piano di riqualificazione professionale, proprio perché non era prevista nella norma precedente. E la stessa cosa per quanto riguarda i contratti a termine, perché si vuole dare una soluzione alla applicazione del decreto dignità, che è troppo restrittiva rispetto a chi ha lavori stagionali. Per quanto riguarda invece le cooperative, concordo con la sua osservazione per quanto riguarda l'aumento dei possibili costi, ma dall'altro punto di vista dobbiamo sicuramente
andare a verificare, a controllare quello che effettivamente, come diceva lei, va controllato. E con l'asseverazione questo non può succedere, quindi cercheremo di andarlo a modificare. Per quanto invece riguarda il TFR, noi invece l'abbiamo fatto proprio perché ci sono le cooperative che chiudono, non pagano il TFR ai propri dipendenti e questi non ce l'hanno. Invece è un diritto dei dipendenti, anche delle cooperative, poter avere un anticipo del TFR come nelle altre aziende. Grazie. Sì, grazie, ringrazio gli auditi. Impiegherò pochissimi secondi, visto lo slittamento dei tempi che abbiamo subito. Allora, innanzitutto ringrazio la professoressa Donghia e il professore Timpano per averci ricondotto alle esigenze e all'urgenza di avere una visione di sistema sui vari problemi, perché in realtà rischiamo di creare un patchwork normativo poi di difficile componimento con l'insieme dell'ordinamento per un verso e di reale effettività per altro verso. Allora, detto ciò in generale, io chiederei alla professoressa Donghia se per favore possiamo ritornare sulla questione del silenzio rigetto da parte dell'INPS e dell'INAIL, segnalando e ricordando qui a me e alla professoressa Donghia un'audizione della settimana scorsa in cui il professore Caruso segnalava, come dire, un effetto controintuitivo di questa previsione del silenzio adempimento, chiamiamolo così, e cioè il fatto che la previsione di un silenzio con effetti positivi possa indurre l'amministrazione a rigettare di default qualunque richiesta e qualunque proveniente dall'interessato, con un incremento appunto dell'esito negativo delle richieste, dei ricorsi e così via. Da questo punto di vista, anche la professoressa Donghia mi pare segnale l'esigenza di rafforzare l'obbligo di motivazione del diniego da parte delle autorità amministrative. Allora, su questo chiederei un approfondimento. Chiederei anche al professore Timpano un approfondimento sulla questione delle cooperative. La questione delle cooperative è in questo momento all'esame della Commissione per la presenza contestuale sul tavolo di diversi disegni di legge. E allora, poiché il professore Timpano segnalava la necessità di guardare il mondo delle cooperative con estrema attenzione per non colpire il sistema delle cooperative in generale, ma al fine di colpire esclusivamente le cooperative cosiddette spurie, io chiederei al professore Timpano se per quello che è la sua esperienza professionale, scientifica, il mondo delle cooperative, come possiamo fare per distinguere effettivamente le cooperative sane dalle cooperative spurie, e se ancora oggi dobbiamo guardare le cooperative come strutture societarie a rischio, o se invece i comportamenti opportunistici, elusivi, evasivi di datori di lavoro senza scrupoli non hanno orientato devono portare la nostra attenzione non più soltanto sul mondo delle cooperative, ma anche sul mondo delle società a responsabilità limitata o di altro genere, che potrebbero essere degli scudi estremamente interessanti per chi in realtà voglia sfuggire da un ordinato esercizio della libertà di impresa. Grazie. E darei ora la parola per la replica nell'ordine degli interventi, quindi prima la professoressa Donghia. Prego. Grazie. Allora, molto rapidamente. Sì, è vero. Quando parlavo dell'articolo 2 del ricorso accoglimento, c'è questo rischio. E quindi, proprio per bilanciare questo rischio, è necessario che la previsione del silenzio accoglimento sia accompagnata da una stringente previsione di una motivazione articolata, perché questo costringe la pubblica amministrazione a non rigettare con formule di stile o con, diciamo, provvedimenti seriali, ma dover richiesta per richiesta indicare le motivazioni legate a quel caso specifico. Quindi sicuramente va prevista questa norma per evitare quella deriva, quel rischio. Poi solo una cosa molto rapidamente, non vorrei essere stata fraintesa. Quando parlavo di
valutare con cautela la norma sui premi di produttività nel settore pubblico. Io non volevo dire che nella pubblica amministrazione non ci sia non, insomma, efficienza nel lavoro, ma volevo semplicemente dire che quando parliamo di produttività, il meccanismo di misurazione non ha ancora trovato piena attuazione e quindi bisogna procedere con cautela. E consentitemi di portare un'esperienza di grande efficienza di dipendenti pubblici che hanno consentito di far funzionare le università. Se il personale tecnico amministrativo di tutti gli Atenei, parlo del mio ma sono sicura di parlare degli Atenei di tutta l'Italia, non avesse lavorato senza sosta, in smart working, da casa, senza soluzioni di continuità, noi non saremmo stati in grado, noi docenti, di garantire la didattica e tutti gli altri servizi. Hanno lavorato senza sosta, senza tregua, con motivazione, quindi vorrei, e sarà pure vero quello che è stato detto prima, che lo smart working in alcuni casi nella pubblica amministrazione non ha prodotto risultati efficienti, insomma, di effettivo lavoro, però consentitemi di riportare un'esperienza di una pubblica amministrazione dove lo smart working ha salvato la didattica e l'università nell'interesse essenzialmente degli studenti. Grazie. Grazie professoressa, darei ora la parola al professor Timpano per la replica. Saluto anch'io l'onorevole Murelli, che appunto conosco da tempo. Allora, sul tema della condizionalità, mi riferisco ovviamente a tutte quelle norme, compreso nel patto di formazione, nell'idea del patto di formazione, no? Tutte quelle norme che recentemente hanno imposto, impongono anche in questo caso avendo un obiettivo che è corretto, cioè quello di porre la condizione di accesso al beneficio all'effettuazione di un, appunto, di un intervento di politica attiva o di un intervento in questo caso di formazione, ma vedo che questo tipo di norme è piuttosto ricorrente. La verità è che, per quello che mi dicono coloro che sono anche un po' sul campo, riuscire a controllare queste condizionalità, ma in realtà c'è anche della letteratura, ci sono anche dei commenti su questo punto, è sempre molto complicato, perché c'è una sproporzione molto forte tra il numero di beneficiari di questi interventi e la quantità di persone che può essere messa a disposizione per controllare la condizionalità. Tra l'altro, la condizionalità andrebbe posto spesso in capo forse a chi gestisce il pagamento, e questo ovviamente crea un'ulteriore complicazione, perché sappiamo che soprattutto con riferimento al reddito di cittadinanza un soggetto paga e un altro dovrebbe controllare per gli elementi della condizionalità. Con riferimento al tema del TFR che non è pagato da alcune cooperative, è vero, il tema esiste, però anche qui, e qui poi mi collego anche all'osservazione dell'onorevole Viscomi, come si fa a distinguere tra le cooperative che si comportano bene e le cooperative che si comportano male? Allora, io direi questo: in primo luogo è chiaro che bisogna fare un check sul modello della cooperazione, quindi all'interno dei nostri sistemi, del nostro sistema produttivo. La pandemia e il lockdown ha fortemente spinto il settore della logistica, almeno alcuni segmenti del settore della logistica, dove il modello della cooperazione è particolarmente diffuso e particolarmente sviluppato. Bisogna dire che i vincoli che sono stati posti alla cooperazione nel tempo per cercare di limitare ovviamente il fenomeno delle cooperative spurie stanno effettivamente, come dice l'onorevole Viscomi, spostando su altre forme societarie i problemi che prima avevamo con le cooperative. In particolare mi riferisco alle SRL semplificate, che stanno entrando significativamente in questo settore, e probabilmente avremo un certo momento che le SRL semplificate faranno concorrenza alle cooperative sane, e questo evidentemente diventerà un elemento di distorsione del mercato, tenendo conto che, ripeto, le cooperative sane sono quelle che
da un lato realizzano l'obiettivo mutualistico, dall'altro permettono alle imprese della logistica di gestire i picchi, cosa che sarebbe molto complicato con personale, più complicato, non molto complicato, più complicato con personale interno. Come fare? Allora, un primo elemento evidentemente, per distinguere gli uni dagli altri, un primo elemento evidentemente, come facevo cenno al tema delle revisioni, come dire, le centrali cooperative sono le cooperative che aderiscono a centrali cooperative sono certamente, no, per la mia esperienza, anche una in linea di principio danno una maggiore garanzia. Le revisioni di tutte le altre sono fatte con tempi troppo lunghi, probabilmente tempi più ridotti, qualcuno mi dice 4-5 anni, tempi più ridotti per le revisioni ovviamente faciliterebbero l'individuazione delle cooperative spurie. D'altro canto io penso anche, io qui riferisco soprattutto all'esperienza della logistica che conosco abbastanza bene, sia per il territorio da cui provengo, sia per lavori che ho fatto in questo ambito. Questo tipo di lavoro si può risolvere sostanzialmente con accordi territoriali tra committenti, cooperazione e soggetti che sul territorio poi devono controllare e hanno compiti anche di ispezione e di controllo. Non ce ne sono molti di questi accordi territoriali e bisognerebbe svilupparli. Quella è l'unica garanzia che si può avere per costruire dei sistemi territoriali che siano in grado di essere ospitali per le cooperative sane, così come è giusto che sia, ma per diversi motivi, e inospitali, completamente inospitali, per le cooperative spurie che, guarda caso, molto spesso sono anche esterne ai territori dove vanno a lavorare o dove vanno a fare danno, più che altro. Grazie professore. Ringrazio quindi ancora una volta i nostri ospiti e salvo che non vi sono richieste da parte dei colleghi deputati, dichiaro conclusa l'audizione. Grazie ancora.